Salve a tutti, sono l'ingegner Sara Banchieri e con questo secondo video continuiamo l'esempio applicativo di ACM 2017. Nel secondo video vedremo l'applicazione nella seconda parete del fabbricato oggetto di intervento, la parete centrale, che vede una lunghezza di 8,60 m, uno spessore di 15 e la presenza allo stato attuale di due porte, di cui una allo stato di progetto verrà allargata. Andiamo quindi a inserire nella parete 2 i dati di progetto di questa seconda parete. La lunghezza è 8,60 m, lo spessore 150, 3 metri è l'altezza in quanto si trova anche questa al piano 1. Per quanto riguarda il vincolo in sommità dei maschi, abbiamo ancora un vincolo rigido, quindi di doppio incastro. La muratura è in mattoni pieni, LC1 e FC1,35 come l'altro caso. Per quanto riguarda i carichi, abbiamo definito un secondo foglio di calcolo per la parete 2 in cui abbiamo già inserito alcuni dei dati. Andiamo a vedere nell'immagine che la lunghezza abbiamo detto che è 8,60 m, il numero dei piani dell'edificio è 3, per quanto riguarda le altezze, come prima è 2,92 m il piano primo per uno spessore di 0,3 e un peso proprio della muratura di 19 kN al metro cubo. La dimensione ortogonale del solaio sia al piano primo che al piano secondo totale è 7,40 m. Per quanto riguarda invece la copertura, il piano 3, in questo caso non ci sono carichi di copertura né come murature, quindi mettiamo un'altezza 0, né come solai, quindi anche per la dimensione ortogonale del solaio mettiamo 0. Per quanto riguarda i carichi, in questo caso per questo solaio abbiamo un carico permanente non strutturale maggiore di 3,2 kN al metro quadro, per il resto sono invariati. Per quanto riguarda il piano della parete, ancora è 2 e l'altezza dell'apertura è 2,100 m. Andiamo quindi a prendere i carichi totali agenti sulla parete in oggetto, 356 e 204. Per quanto riguarda le aperture, abbiamo detto che in questo caso sono già presenti due porte, 1,08 m. E 6,70 m sono le distanze dal bordo. Andiamo a inserire la seconda apertura. Per quanto riguarda lo stato di progetto, possiamo copiare i dati sia per le murature che per i carichi che non cambiano. Per quanto riguarda i dati aperture, andiamo a modificare la prima apertura che passa da 820 mm a 1800, come possiamo vedere qua. Vediamo, andando anche a inserire la riduzione della rigidezza, dei maschi murari, che comunque l'intervento locale non è soddisfatto senza un apposito, irrigidimento dell'apertura creata. Andiamo quindi nelle cerchiature e andiamo a inserire nella cerchiatura 2 i dati dell'apertura. In questo caso consideriamo come montanti 2 IP140 e lo stesso per l'architrave. Per quanto riguarda il traverso inferiore, invece in questo caso andiamo a considerare un piatto di spessore 10. Per quanto riguarda i carichi, apriamo sempre il foglio di calcolo, relativo alla parete 2 e in questo caso è indifferente considerare tutto il carico in sommità del maschio o il carico del solaio e della muratura, quindi possiamo prendere 48, 34 e 29. Togliamo la diffusione dei carichi sovrastanti.
Per quanto riguarda il calcolo, consideriamo ancora per la verifica di deformabilità un vincolo di appoggio per l'architrave, l'influenza della deformabilità a taglio e in questo caso è ininfluente la spunta sul telaio a portale in quanto il profilo inferiore è un piatto e quindi verrà sempre considerato un telaio a portale. Per quanto riguarda il giunto in sommità, in questo caso è un giunto saldato con i rigidimenti verticali nella trave, saldature di spessore di altezza di gola di 6 e 4 mm. Vediamo che il programma ci fornisce le indicazioni sulla classificazione del giunto, che in questo caso è rigido e sovraresistente. Per quanto riguarda la base, in prima analisi consideriamo un vincolo rigido e completo ripristino. Andremo successivamente a calcolare l'effettiva resistenza del giunto di base, calcolato con il foglio di calcolo. Intanto andiamo a vedere che cosa succede nella parete inserendo la cerchiatura. Andiamo a inserire la seconda cerchiatura. Vediamo che l'intervento di riparazione locale è soddisfatto. Andiamo a vedere quindi adesso che cosa succede con al giunto di base. Apriamo quindi il foglio di calcolo, che in questo caso è già aperto. Abbiamo già inserito alcuni dati della piastra di base, di cui possiamo vedere un'immagine. La piastra di base ha dimensioni 250 x 230 mm e le distanze dal bordo dei bulloni sono di 30 mm. Andiamo quindi a inserire il profilo IP140 del montante, le dimensioni della piastra 230 x 250, lo spessore che è 15 mm e le distanze dai bordi. I controlli sono soddisfatti. Per quanto riguarda le colonne di bulloni, come nell'esempio, abbiamo 3 file di bulloni con 2 bulloni per ogni fila. I bulloni sono M16 e i materiali sono quelli già presenti nel foglio di calcolo. Per quanto riguarda la lunghezza dell'ancoraggio, è definita pari a 200 mm. Otteniamo quindi un valore di momento resistente totale del giunto. Andiamo quindi a inserirlo per il calcolo del parziale ripristino. In questo caso, inserendo il parziale ripristino di 10 kN, vediamo che il programma ci segnala che in questo caso il giunto complessivo verrà considerato con una resistenza di 20 kN. Questo ci aiuta a capire che in questo caso dobbiamo inserire il valore della resistenza del giunto complessivo diviso il numero di montanti, che in questo caso è 2. Inseriamo quindi 5 kN e vediamo che la curva di capacità della cerchiatura si modifica in funzione del momento del giunto di base. Andiamo a vedere che cosa è successo nella parete. Abbiamo ancora una verifica soddisfatta, quindi la verifica di riparazione locale è soddisfatta. In più abbiamo considerato l'effettiva rigidezza e resistenza sia del giunto di base che della sommità e quindi abbiamo potuto considerare la variazione sulla curva di capacità della cerchiatura. Con questo video si conclude l'esempio applicativo di ACM 2017. Grazie dell'attenzione, arrivederci.